Ciao amici e bentornati in un video sul canale. Oggi è un video completamente differente perché non si tratta di Genshin, che cosa strana, vero? Ma partiamo un nuovo gioco, un gioco gacha mobile che si chiama Cookie Run Kingdom, che proprio voi tramite Discord, tramite i box su Instagram e pure nelle live su Twitch mi avete consigliato di provare perché volevate vedere delle pull in live e sapere anche qualcosa di più sul gioco. Io, amante dei giochi in generale, soprattutto dei giochi gacha, ho detto assolutamente sì, perché no? Quindi appunto ci stavo già un po' giocando, ma ho detto ok, uniamo l'utile al dilettevole e facciamo anche vedere agli altri di che cosa si tratta. Allora vi illustrerò un pochino a grandi linee come funziona il gioco e poi andremo effettivamente a fare la cosa che ci piace tanto, ossia pullare in game. Mi sono sentita da parte un po' di gemmine proprio per questa occasione. La cosa molto carina di questo gioco è che riprende lo stile biscottoso un po' dell'uomo pan di zenzero che troviamo in Shrek. E tutti i personaggi sono dei biscotti e già questo lo rende un gioco bellissimo a mio parere. Però fatemi sapere cosa ne pensate voi e se non ci giocate, scaricatelo, è mobile ma potete giocarci anche tramite BlueStacks. Cosa molto importante, io sono nel server Pure Vanilla e ho creato una guilda al suo interno in cui voi che fate parte della community potete entrare. Ci sono ancora una decina di posti quindi vi aspetto, la guilda si chiama Amicicci, il server è il Pure Vanilla e mi volete aggiungere agli amici? Siete liberissimi di farlo, mi trovate come Minish Mavi anche lì, ovviamente solo se siete nel server giusto. Ma adesso lanciamoci nel magico mondo dei biscotti! Ed eccoci qua nel mondo biscottoso, tutto è dedicato ai biscotti e il gioco nasce in seguito a un gioco già uscito su mobile qualche anno fa che è Cookie Run, che è un gioco dedicato proprio all'omino pan di zenzero che noi incontriamo a Shrek e tutto ripercorre proprio quell'omino lì, guardate semplicemente anche le case, tutti i personaggi sono biscotti e hanno dei nomi simpaticissimi. Ad ogni modo è un gacha game, quindi ci ovviamente si pulla e questo però ne lo vedremo più avanti, si possono trovare tanti tipi di biscotti differenti. I vari biscotti sono classificati in base alla tipologia di cui fanno parte, ad esempio ci sono i charge, gli ambush, i defense, i support, poi ci sono addirittura anche i ranged, ci sono anche gli healer, ecco qua un healing, e poi ci sono anche i mage, quindi i magic e i bomber, quindi ci sono tantissime categorie differenti. Le rarità dei biscotti sono di tre tipi per il momento principalmente, che sono i comuni, i rari e gli epici. Al di sopra di questi ci sono le categorie supreme, che sono quella degli leggendari e gli ancient, che sono i più rari del gioco. Ad ogni modo io per adesso non ne ho trovato nemmeno uno, quindi vi parlo principalmente delle tre categorie che ho trovato, che sono rimarcate come gli epici in viola o comunque in fucsia. Poi abbiamo i rari in azzurro e i comuni in questo colore neutro stendente al marrone. Poi c'è anche un personaggio giallo, ma perché questo lo conoscerete bene, è il nostro Sonic. Ebbene sì, c'è anche Sonic in questo gioco. È un evento temporaneo, quindi se volete trovare Sonic dovete giocare adesso, se no rimarrete senza. Io l'ho ottenuto proprio grazie a questo evento. La schermata del singolo personaggio è questa, oltre al grado di rarità e al nome, sotto ovviamente vedremo il livello, a che categoria fa parte, eppure la posizione in cui posizionarlo all'interno del team. Per di più, ogni singolo personaggio, ovviamente classificato all'interno di una categoria, avrà bisogno di un determinato tipo di rune, che vedete qua all'interno della stella, che servono per potenziarlo. Sono quelle praticamente strumenti che sono gli artefatti di Genshin, che quindi vi danno una statistica che può essere un HP percentuale, un attacco, un crit rate, ma ci sono tantissime altre tipologie di percentuali presenti qua. Ho visto che c'è addirittura la resistenza ai debuff, l'aumento e quindi l'ampliamento dei buff e tanti altri, ma le vedremo più approfonditamente se vorrete sapere qualcosina in più sul gioco e vorrete vedere altri video al riguardo. Abbiamo poi la skill, che in questo gioco è singola per il personaggio, che è solo la ulti praticamente, e questa la potenziamo, la possiamo upgradare con dei materiali che si farmano in gioco, e queste cose sommate, rune più la skill upgradata più il livello del personaggio, vanno a definire un determinato power, ed è proprio grazie a questo power che il personaggio guadagna appunto un certo punteggio. Questo punteggio sommato a quelli di tutti gli altri membri della squadra vi darà la potenza del team, ed è grazie alla potenza del team che potrete capire se il livello successivo che dovete affrontare è fattibile o meno. Io sono di livello 23, perché? Perché comunque gioco da qualche settimana sotto vostro suggerimento, mi avete praticamente costretta, e quindi sono contenta di provare questo gioco insieme a voi. Possiamo crescere insieme, capire come buildare i personaggi. Io per ora ho messo le rune che avevo giusto per renderli leggermente più forti e superare qualche stage, sono arrivata al mondo 6, ma adesso inizia la vera sfida, quella di buildare i personaggi come si deve. Quindi se volete vedere altri video mi raccomando scrivetelo nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanellina, ma tanto ve lo dirà il pop-up che parte mentre io intanto sto parlando. Ad ogni modo, se poi volete sapere altre cose, c'è tutto un villaggio con tutte delle meccaniche importanti, ci sono dei materiali da craftare, edifici da portare su di livello, c'è la modalità spedizioni, c'è la fontana, c'è il treno, ci sono tantissime cose da fare in questo gioco, quindi comunque ho spostato un personaggio. Quindi se a voi interessa e vi piace fatemelo sapere, ma adesso ci lanciamo nel magico mondo delle pull anche su Cookie Run Kingdom.
Allora, i banner si suddividono in questa maniera. Abbiamo un banner temporaneo, che può essere il nostro banner di Kokomi in questo momento su Genshin Impact, quindi un banner che ha un tempo limitato, in cui c'è un personaggio che ha maggior probabilità di essere trovato, che è quello del banner, e poi tutta un'altra serie di personaggi. C'è un banner permanente che ha una percentuale che è sempre fissa e che c'ha un altro range di personaggi in cui si può pullare. Poi ci sono i treasures. I treasures sono praticamente dei talismani che potrete mettere al team per un massimo di 3, almeno per il momento ne ho sbloccati un massimo di 3 da mettere al team, che servono per potenziare le statistiche, ma questi ve li mostrerò più nel dettaglio in un video apposito se li vorrete vedere. E poi c'è il daily gift: ogni giorno loggando ad una determinata curva, che dovrebbero essere le 17 circa, riceverete una ricompensa. Allora, iniziamo con 5 biscotti singoli e vediamo dove andiamo a finire. Tiriamo il primo, poi andremo di multi ovviamente. L'animazione è carinissima, praticamente compare questa casetta con una strega che sta preparando una ricetta. Questo è Shaft praticamente, non succede niente. Quando non c'è nessun tipo di animazione così, ve ne faccio vedere giusto una per mostrarvelo. C'è un classico biscotto di quelli comuni o frammenti per accendere i biscotti. Perché o meglio promuoverli, si ottengono frammenti per promuovere i biscotti o se no possiamo ottenere anche un biscotto intero. Questo primo è stato Shaft, andiamo avanti con il secondo e vediamo se l'animazione cambia lievemente. Se no lo skippo e vi faccio direttamente vedere la ricompensa. Ok, anche questo è Shaft, quindi lo skippiamo. Appunto, frammento per ascendere un biscottino di livello comune. Terzo. Dai, daccene almeno uno raro, giusto per soddisfazione. No, niente. Anche a sto giro non ci ho voluto bene, mannaggia. Materiali ascensione di un personaggio però raro, perché appunto il biscottino è blu. E andiamo avanti. Ne abbiamo altri due da tirare qua nel permanente. E poi tireremo delle multi nel singolo. Nel temporaneo, perdonatemi. Allora, andiamo. Biscottino. Niente anche in questo caso. Shaft, rifaccio dell'animazione. Frammenti per un personaggio raro e per ultimo di questi. Dun 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 dun. Niente. No! Niente! Epico! Un personaggio epico, ragazzi, in una singola! Oh my god! Ecco, questa è l'animazione che dovete sperare di ottenere. Biscottino arcobalenoso. Arcobalenoso. Che fa questo. Oh my god! In singola non me l'aspettavo! Questo è un personaggio epico. Vediamo se ce l'ho già o meno. If only I could undo my deeds. Ok, nuovo personaggio, Dark Choco Cookie. Sono felicissima, che bello, abbiamo trovato un personaggio in una singola. Ok, questa è l'animazione quando ho trovato un epico, quindi GG, benvenuto a casa. Adesso ragazzi, abbiamo da fare tutte queste, quindi... speriamo tantissimo di trovare qualche personaggio nuovo. Io vorrei tanto trovare il leggendario perché mi piacerebbe tanto, perché ce n'è uno solo adesso in game e la mia preferita è Latte al momento, esteticamente mi ricorda un sacco Lisa di Genshin, è un po' una rara girl, quindi vorrei trovarla tantissimo. Adesso staremo a vedere. Abbiamo 6 multi. Andiamo con la prima e speriamo bene. Forza, prima multi, facci sognare. Biscottino epico. Ok, ci sono 3 personaggi, quindi l'animazione è differente. Sì, biscottino epico. Ok, almeno un epico ce lo abbiamo. Speriamo vada tutto per il meglio. Dai, dai, dai. Mi sembra che ci sia stato un solo biscotto arcobaleno, quindi dovrebbe esserci un solo epico. Perché mi sembra di aver capito che se c'è più di un epico, più di uno dei biscottini che vediamo lì diventa arcobaleno. Stiamo a vedere. Ok, frammenti. Frammenti. È bello anche trovare frammenti di personaggi che voi usate in team. Questo è un biscotto raro. Intero. Ok, carrot cookie che io non utilizzo, però fa sempre piacere trovare biscotti interi. Un altro biscotto raro intero. Custard cookie. Ok, lui invece è molto utile in arena. Poi vedremo anche quella, perché c'è anche l'arena in questo gioco. Ok, questo è il nostro epico che potrebbe essere chissà chi. Vediamo. Che cos'è? Penso sia una specie di pirata. Mi sa che questo mi manca. Le animazioni sono dolcissime. Oh, Sorbet Shark Cookie. Ma che carino. Andiamo avanti. Ok, un altro biscotto raro. Oggi ci sta andando benissimo. Ok, lei è bellissima. Blackberry Cookie è meravigliosa. Altri frammenti. Ok, frammenti. Ok, direi ragazzi che è andata molto molto bene questa pull. Un epico, 3 personaggi rari
o meglio, frammenti di personaggi rari, però abbiamo trovato anche qualche personaggio rario intero, quindi wow, bene, sono felicissima, andiamo avanti con la seconda multi e speriamo bene, speriamo che ci venga incontro la fortuna e ci dia un altro epico, dai. Adesso sono solo due personaggi, quindi forse a sto giro l'epico non c'è. E invece sì, non ho ancora capito niente di queste animazioni, ma come ci sta andando? Wow. Ok, dovrebbe essercene solo uno anche a questo giro, ma già il fatto che c'è un epico non è garantito nella multi, è un epico, quindi è comunque un'emozione vederlo perché non è garantito ogni 10 che ce ne sia uno. Ok, frammenti epici di Dark Cookie, che abbiamo trovato prima, Dark Choco Cookie. Ok, il signor ninja. Ok, dai. Altri frammenti di Pastry Cookie che mi manca, quindi bene. Se ovviamente se voi raggiungete il numero di frammenti che servono per ascenderlo una volta, potete prenderlo come personaggio, quindi lo otterrete anche così. Accidenti, quanti frammenti stiamo ottenendo? Epici più che altro. Eccoci, ci siamo. Biscottino, vieni a noi. Ok, questa loggia. Non vi schippo l'animazione perché è molto 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 bella. Questo lo avevo già. E infatti ci ha dato un sacco di frammenti. Poi andiamo avanti. Il signor avventuriero. Altri frammentini. Ed è questa la multi. Ok, è andata bene perché abbiamo trovato un sacco di frammenti epici. Quindi non male, non male, GG. Ne abbiamo altre 4 da fare. Quindi andiamo con la terza. Tre personaggi. Incrociamo le dita. Ok, quando c'è questa animazione invece c'è un personaggio raro. Possiamo trovare anche dei frammenti ovviamente epici, ma il personaggio in sé che troveremo sarà raro. Quindi andiamo a vedere. Vi faccio vedere anche questa animazione a sto giro, poi al massimo le prossime le possiamo anche skippare. Però almeno vi faccio vedere anche l'animazione, funziona così. Ok, ecco qua un personaggio raro. Quindi è per questo l'animazione. Clover Cookie è uno dei miei preferiti esteticamente. Mi piace tantissimo, ma ancora non lo uso. Quindi dovrei iniziare a usarlo, dato che mi piace tanto tanto. Frammenti di Malasus, che è quello in Raytap. Un frammento di Blackberry. Anche altri frammenti di Clover, ma che bello! Un biscotto comune, non può mai mancare, che è il protagonista, il personaggio che vi danno all'inizio. Un altro biscotto raro, ok, Knight, che ne ho trovati tantissimi. Un altro biscotto comune, Muscle Cutie, sono bellissimi ragazzi i biscotti, sono veramente fantastici. Ok, Beet Cookie, e ci siamo, ok, questa è stata una multi tra virgolette shaft, però ci piace. Andiamo avanti, ne mancano tre. Go! Ok, il lumino da solo un po' mi preoccupa, devo essere sincera. E invece no. E invece abbiamo un epico. Ok. Abbiamo un epico, uno. No, non penso ce ne saranno di più, staremo a vedere. E speriamo che ci la mandino buona. Vorrei tantissimo latte. Ok, questo mi servono. Cherry la sto usando moltissimo. È la mia bombarola di fiducia, è tipo una piccola Klee. Altri clover. Ok. Frammenti di. Oh, oddio! Un frammento della sirenetta leggendaria! What? Non ero pronta! Ecco Malasus. Questo è il personaggio in Raytap. Che quindi sono abbastanza contenta di ottenere perché ne ho già alcuni frammenti e l'ho già trovata, il che significa che la posso promuovere. E ho anche visto che è molto forte, quindi la voglio testare. Altri frammenti di Almond che già ho. Ho trovato un frammento leggendario. Un frammento leggendario. Se ne trovo altri 20, è un po', anzi 19, è un po' improbabile, però potremmo sbloccare la sirenetta leggendaria. Ultime due multi per oggi, e poi ci vedremo in un prossimo video dedicato sempre ai biscotti. Ok, multi rara, ve la skippo l'animazione. E vediamo un po' se ci dà però qualche frammento che ci può piacere. Anche se siamo stati già molto fortunati con le multi, quindi non mi sento che troveremo altro che ci possa obiettivamente servire. Ma sono molto molto soddisfatta. Altri frammenti di Malasus che non fanno male, dato che è in retap adesso. Ok, tutti i frammentini base. Personaggio raro. Onion. Il biscotto alle cipolle non deve essere molto buono, però lei è carinissima. Ok, Gumball. Avocado. E ci siamo. Bene, ultimissima multi, incrociamo le dita, vogliamo il biscotto leggendario, o se no, latte, o se no, vabbè, un 4 stelle che non ho, anche se dubito fortemente, uscirà un altro epico.
infatti raro. Va bene, guardiamoci quest'ultima multi, direi che è andata benissimo. Ok. Tutti frammenti per ora. Clover. Devo buildare Clover. È un segno. Due frammenti di Sparkling Stone Cookie che non avevo mai trovato. Ok. Personaggio raro, che è il personaggio della multi. Devil Cookie, ne ho trovati tantissimi. Frammenti di... latte! Oh mio Dio, me ne manca uno per ascendere il personaggio che voglio. Così la posso sbloccare. Sono felicissima. Un frammento e il latte sarà mia. O meglio, la prendiamo adesso perché con le pull accumulate questi qua. Questi gettoni che vedete sotto di me. E ogni 100 gettoni corrispondono ad una stone del personaggio che vi interessa. Per latte me ne manca uno solo, quindi... meglio che in un video non potevamo farlo. Quindi togliamo questi pop-up, andiamo dal latte e... ditemi se non è meravigliosa. Bellissima, bellissima. Sono felicissima di averla presa e per di più in un video. Allora ragazzi, spero che le pull vi siano piaciute. Accumulerò di nuovo per fare un'altra pullatina qua su YouTube insieme. Comunque il gioco è molto bello. Io vi ricordo che se volete scaricarlo è gratis, è un gioco mobile, caccia ovviamente. Io sono il server Pure Vaniglia, la gilda si chiama Amicicci e mi trovate come Minish Maui, il nome qui tanto lo vedete. Mi raccomando, se lo scaricate aggiungetemi agli amici, joinate la gilda. Su Discord abbiamo già una sezione divisa in server in maniera tale che possiate trovarvi fra di voi, giocare insieme e consigliarvi. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me fino adesso in questo video, spero vi siate divertiti. Lasciatemi un commento se volete vedere altri video a tema Cookie Run Kingdom. E niente, noi ci troviamo anche in live su Twitch tutte le sere, tranne il giovedì e il sabato alle 21:15, escluse cose varie, ma vi avviso su Instagram. Ci troviamo anche su TikTok e anche su Twitter, un po' ovunque, insomma, sono un po' come il prezzemolo. Detto questo, io vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!